Dal centrodestra Salvini attacca, è un governo truffa, già penso al voto, di patto per le poltrone, parla anche Forza Italia e Meloni lancia una raccolta firme per il presidenzialismo. Virginia Lozito. Già litigano e parlano di scissioni e l'affondo di Salvini convinto che il governo PD 5 Stelle non durerà. In Umbria dice operazione disperata, rilancia il centrodestra e la manifestazione del 19 ottobre a Roma, aperta a tutti contro un governo legittimo nella forma ma truffa nella sostanza. Gli insulti ai cronisti a Pontida, non si tratta mai male nessuno, replica, ma mi attaccano da 20 anni, spesso sono calunniatori. Respinge le critiche per la bimba di Bibbiano sul palco, criminale e chi toglie i figli e genitori per soldi. Attacca sull'immigrazione. Solo sabato 250 sbarchi, la Lega pronta anche a una battaglia a colpi di referendum. Sì. Se vogliono tornare all'immigrazione di prima, chiederemo agli italiani di darci una mano. Se vogliono tornare alla legge Fornero, cancellando quota 100, chiederemo agli italiani di darci una mano. Poi tanto non è che possono stare chiusi nel palazzo all'infinito, prima o poi si vota. Forza Italia incalza il governo su manovre e fisco.